come si sta organizzando la DC per le prossime europee? Beh, intanto la DC si sta organizzando il partito in questo congresso, faremo un congresso che ci consentirà di essere radicata in tutta la provincia di Trapani, e dopo questo passaggio faremo con il nostro segretario regionale e segretario nazionale il punto della situazione. Faremo sicuramente una battaglia di libertà e quindi seguiremo evidentemente le indicazioni che ci verranno dalla dirigenza regionale e nazionale per dare ancora una volta il nostro contributo. Anche a livello locale? Assolutamente sì. Inizieremo il radicamento del partito soprattutto nelle realtà che si va a voto, come a Mazara, Castelvetrano, Salaparuta, Salemi, e da lì poi passeremo nelle altre città che avranno un rinnovo il prossimo anno, anzi fra 2 anni, che ci consentirà di presentare il simbolo della Democrazia Cristiana, così come è già stato fatto per la prima volta a Trapani nelle recenti regionali, dove abbiamo avuto un risultato importante dell'8,40% e il seggio non è scattato. Quindi vorremmo fare un partito forte e autorevole che superi abbondantemente le 2 cifre. E noi abbiamo una classe dirigente preparata, colta, autorevole, competente e capace. E lo posso dire a partire da questa città, cioè il presidente del Consiglio Cangitano, il presidente che potremmo offrire pure come candidato a sindaco, se qualcuno... Come si sta organizzando l'ADC? Ma si sta organizzando che sul territorio siciliano, come vede, stiamo strutturando il partito in maniera democratica con tutti i congressi sia a livello provinciale che cittadino, e quindi la crescita del partito è evidente sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di aggiungere molto. A livello nazionale pure ci stiamo muovendo, ci presenteremo con le nostre liste sia in Sardegna che in Basilicata per le prossime regionali che saranno a febbraio. E poi naturalmente stiamo strutturandoci anche cominciando a fare i congressi anche nelle altre regioni, partiremo col Piemonte e poi anche nel nord, nel centro, insomma stiamo lavorando per far crescere la Democrazia Cristiana in tutto il territorio nazionale ed essere pronti comunque vada con liste di coalizione o nella estrema ipotesi anche da soli per le europee. Quindi le europee sono uno degli obiettivi primari? Assolutamente sì, certo. Invece in provincia di Trapani come ci si sta organizzando? Beh, in provincia di Trapani siamo già organizzati, abbiamo fatto i delegati in tutti i comuni della provincia di Trapani, oggi facciamo il congresso provinciale dove si eleggerà il segretario provinciale, il presidente del consiglio provinciale e tutti gli organi, perché la Democrazia Cristiana è un partito che cresce perché è un partito che lavora. In provincia di Trapani, come in tutte le altre province, sta crescendo, ci stiamo preparando per partecipare a questa competizione elettorale. Avevamo pensato che fare tutti insieme la lista del Partito Popolare sarebbe stato giusto, perché questo paese, l'Italia, avrebbe avuto un gruppo di parlamentari europei eletti a Strasburgo dentro il PPE. Prendiamo atto che Forza Italia vuol fare una scelta diversa, noi continuiamo a lavorare perché con tutti gli altri partiti che stanno dentro il recinto del Partito Popolare Europeo si possa fare una lista che chiameremo Liberi e Forti i Moderati per partecipare a questa competizione e per portare il nostro contributo politico di idee, se ci riusciamo, ma siamo convinti di riuscirci, anche di parlamentare insieme al Parlamento di Strasburgo. Avete già un identikit del candidato sindaco? Beh, noi non siamo per gli identikit, siamo per ragionare insieme a tutti gli altri partiti perché si possa trovare la persona che sappia amministrare, che sia una persona per bene, che sia riconosciuta e riconoscibile dalla città e che soprattutto abbia grande capacità di mediazione e riesca a parlare con tutti. Non vogliamo primogeniture, ma pensiamo che contribuire alla scelta di una buona candidatura sia essenziale per continuare a dare a Mazara la possibilità di crescere. La DC ha scelto Mazara del Vallo per questo congresso provinciale? Sì, non è un caso la scelta di Mazara del Vallo. Oggi sarà fatto il primo congresso provinciale della nuova DC.
E io infatti ringrazio il presidente Cuffaro che fortemente ha voluto che questo congresso si potesse svolgere nella mia città. Come ci si sta organizzando per le amministrative? Siamo pronti, ci sono delle interlocuzioni con tutti i partiti del centrodestra dove tutti insieme andiamo a individuare quel candidato che può rappresentare la nostra città. Sarà un progetto centrodestra allargato a tutte quelle forze politiche e quei movimenti che si riconoscono nei nostri valori. Le amministrative saranno legate alle europee? Ma io penso proprio di no, perché di quello che giunge voce è che le amministrative saranno 15 giorni prima delle europee. C'è in ballo pure l'elezione provinciale, che siamo in attesa della definizione da parte del governo nazionale per l'abolizione della legge Delrio. Quindi siamo in attesa, comunque noi siamo pronti per tutte le partite che saranno fatte. Un congresso provinciale per arrivare dove? Oggi è un giorno importante per la Nuova Democrazia Cristiana, perché si realizza un sogno che adesso diventa realtà, e tutto questo è dovuto grazie alla voglia e alla caparbietà del presidente Cuffaro, che ci ha creduto e ci ha fatto crescere mettendo in prima linea molti giovani e soprattutto molte donne. Oggi nasce la Democrazia Cristiana qui a Mazara del Vallo per la provincia di Trapani, e sarà un giorno davvero importante, perché da adesso in poi si detterà una linea politica ben precisa. Siamo un partito giovane, siamo un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, siamo nel PPE e i nostri valori sono i valori cattolici cristiani. Come vi state organizzando a Mazara? A Mazara ci stiamo organizzando attraverso varie riunioni, attraverso un direttivo, perché penso che la DC è un partito abbastanza strutturato. Adesso che verrà eletto la nuova segreteria, naturalmente ci confronteremo con loro e poi si deciderà il da farsi per le prossime amministrative. Come si sta organizzando la DC in provincia di Trapani? Ma la risposta è in questa sala oggi per questo congresso provinciale, che dimostra che anche qui è cresciuto nel tessuto politico una struttura molto forte che dà risposte al territorio e che è ben rappresentata. La Democrazia Cristiana cresce ovunque, con questa giornata di democrazia dimostra anche di andare oltre quelle che sono le aspettative più floride. Questo congresso guarda alle prossime elezioni, sia europee che amministrative? Certamente, il fatto che si voti è un passaggio fondamentale sia per quanto riguarda le elezioni europee, ma per il comune e per quelle che saranno le scelte dei candidati a sindaco di questo territorio. Questo momento è anche un momento di discussione, di dialogo con le altre forze. C'è già un identikit di come deve essere? Certamente, l'identikit è sicuramente di una persona capace, possibilmente giovane e spendibile, è sicuramente trasparente e pulita. Come si sta organizzando la DC in Sicilia? In Sicilia ormai è una realtà consolidata, diciamo il 7% l'abbiamo superato di molto, siamo già a due cifre perché abbiamo tantissimi amministratori nel nostro partito. La gente smarrita che cercava un centro moderato finalmente ha trovato la sua casa, e quindi stiamo portando questo progetto meraviglioso, che è fatto appunto di ideali, di vicinanza alla gente, di stare in mezzo al territorio, di ascoltare le persone. C'è una politica per la gente e tra la gente. Si avvicinano le elezioni sia a livello europeo che amministrativo. Come vi state organizzando? Ci stiamo organizzando, perché certamente il nostro simbolo ancora non è a livello nazionale, quindi cercheremo di fare squadra con tutti quei partiti anche più piccoli che sono nel centro, i moderati, e speriamo di superare il barramento, ce la metteremo tutta. Di questo congresso cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare, diciamo, intanto la composizione degli organi collegiali per la provincia e per le varie cittadine, e poi dei progetti che possono scaturire appunto dalle iniziative del territorio. Ci stiamo organizzando così come nelle altre province siciliane e non solo siciliane.
ci stiamo organizzando da partito. Toto Cuffaro è stato un visionario un paio d'anni fa, volendo ricreare la Democrazia Cristiana. I più lo prendevano per pazzo. Adesso siamo una realtà. E la DC, oltre ad essere fedeli amici di Toto Cuffaro, si sta dimostrando anche un progetto politico vero, con un'organizzazione partitica vera. Oggi siamo a Mazara del Vallo a celebrare il congresso provinciale della Democrazia Cristiana. Per noi Democratici Cristiani la provincia di Trapani è fondamentale. Lo è e lo sarà anche in futuro. Il 9 giugno ci saranno le elezioni europee, probabilmente anche le provinciali. E vogliamo dire la nostra come Democrazia Cristiana per le europee e soprattutto vogliamo dire la nostra per le provinciali, non dimenticando comunque che nella prossima primavera alcune città importanti della provincia di Trapani, Mazara appunto, Castelvetrano e altre città vanno al voto. Quindi avere un'organizzazione di partito ci servirà chiaramente per pianificare i lavori, per andare d'accordo con i nostri alleati, che sono i nostri alleati di governo regionale, con cui cercare di amministrare queste realtà a modo nostro, con lealtà, con onestà, con trasparenza, auspicando che ci possano essere uomini e donne della Democrazia Cristiana che possono svolgere ruoli di primo piano. Quindi questo congresso guarda le prossime amministrative? Questo congresso guarda le prossime amministrative di sicuro, ma guarda soprattutto alle elezioni europee. State seguendo il dibattito politico che si è acceso ormai da diverse settimane circa la nostra collocazione. Noi andremo alle europee schierandoci nel Partito Popolare Europeo e staremo con coloro che hanno il piacere di stare con noi.